Eccoci. Sani e salvi, siamo arrivati a Collegno per la settimana europea della mobilità sostenibile. Oggi parteciperemo ad un incontro organizzato dalla città di Collegno, dalla zona ovest, con i rappresentanti di altre città d'Europa. Presenteremo un importante progetto di città metropolitana che mette a disposizione dei territori 1.066.000 euro per progettare piste ciclabili e sistemi di mobilità sostenibile diffusi sul territorio. Una bella occasione per presentare questo progetto in una giornata importante che abbiamo voluto celebrare venendo da Corso Inghilterra fino al parco di Collegno in bicicletta. Una pedalata tranquilla, sicura, agevole, faceva anche freschino, quindi si stava benissimo. Adesso andiamo a parlare di questi importanti investimenti. Anche quest'anno la città metropolitana di Torino ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile promossa dalla Commissione Europea. Lo slogan dell'edizione 2023 è «Cambia e vai» per far riflettere sui consumi derivanti dalla mobilità urbana, che hanno sempre maggiori costi per la collettività. La scelta di una mobilità sostenibile contribuisce al risparmio energetico, oltre a migliorare la vivibilità delle città. Un tema ben focalizzato già da diversi anni dalla città metropolitana di Torino, che a partire dalla redazione del piano urbano della mobilità sostenibile sta mettendo a punto una strategia capace di coniugare le esigenze di mobilità di una città di grandi dimensioni come Torino con quelle di comuni anche piccolissimi e diffusi fra colline e montagne. Fra le iniziative annunciate nel corso della tavola rotonda a Collegno, il finanziamento alle zone omogenee con il progetto Bike to Rail per elaborare progetti di fattibilità tecnico-economica che migliorino i collegamenti ciclabili con le stazioni ferroviarie e con i centri di interscambio.